Beh, sicuramente sarà un capodanno molto emozionante perché il maschio Angioino è una location splendida. La cosa importante è che noi abbiamo creato un evento, una serata che abbia una linea drammaturgica, quindi sarà proprio un vero e proprio spettacolo fatto di musica, di grande musica, perché la grande tradizione partenopea la conoscono in tutto il mondo, fatto di danza, fatto di immagini. Lo streaming, non abbiamo voluto semplicemente creare uno streaming, abbiamo voluto creare veramente una trasmissione televisiva, ma di livello culturalmente alto, e che possa raccontare Napoli, le sue bellezze con immagini suggestive e comunque le voci che la rappresentano nel mondo. Quindi credo che sia un evento da far vedere, da vedere e da far, insomma, da diffondere, perché ne vale la pena. Un capodanno particolare perché in effetti fino a qualche giorno fa pensavamo di avere il pubblico, poi per motivi insomma che tutti sappiamo il pubblico non ci sarà, però potrà seguirlo da casa. Noi ci impegneremo per far sì che comunque arrivi lo stesso il nostro impegno, appunto la nostra passione. Speriamo di riuscirci e speriamo che il nuovo anno insomma questi problemi li risolva, perché effettivamente noi vogliamo tornare a stare tutti insieme.